Primo match point in terra marchigiana per la Liofilchem Roseto. I ragazzi di coach Quaglia, dopo il 2-0 del Palamaggetti, domani ad Ancona, palla 2 alle 20.45, possono chiudere la pratica e volare in finale che vale la promozione in Serie 2. Dall'altra parte però c'è un avversario che proverà ad allungare la serie, l'eventuale gara 4 domenica sempre ad Ancona, mentre in caso di bella si tornerebbe mercoledì 8 giugno in Abruzzo. Tuttavia, se Roseto giocherà come ha fatto nei primi due incontri di semifinale, cioè con grande intensità senza concedersi pause, Ancona ha poche possibilità di vittoria. La verità comunque la conosceremo solo sul parquet. In casa Liofilchem potrebbe tornare a disposizione, seppure per qualche cambio, Zampogna, mai utilizzato in questi playoff. Se sarà così, è un'arma in più. In città c'è molto fermento, riempito un pullman, ma molte saranno le auto che raggiungeranno il Palarossini. Si calcola che i supporter biancazzurri saranno almeno 200. Nell'altra semifinale, di fronte a Rimini e Faenza, dopo due gare, una vittoria a testa. Ed ora sul momento della squadra sentiamo un pezzetto della conferenza post gara 2 di coach Quaglia. Noi vogliamo vincere, vogliamo andare in Serie A, tutti, siamo tutti consapevoli e faremo qualsiasi cosa per andarci. E quindi loro sono consapevoli, adesso mancano 4 vittorie, speriamo di chiudere la serie il prima possibile, se ci riesce, altrimenti si allungherà. Comunque dobbiamo vincere 3 partite, ne abbiamo vinte 2, di sicuro abbiamo questo grande vantaggio, andiamo in casa loro, però noi vogliamo andare in Serie A, i giocatori vogliono andare in Serie A, tutti, veramente tutti rinuncerebbero a qualcosa di loro per andare in Serie A e quindi noi vogliamo andare in Serie A.